una patologia sempre più diffusa, di cui se ne parla tantissimo, è la fibromialgia. Oggi, come richiesto da tantissimi pazienti, tantissime persone che seguite il mio canale, oggi parliamo di fibromialgia. C'è una grandissima confusione, purtroppo molte di quelle patologie che vengono diagnosticate come fibromialgia, quando vengono al mio studio dopo la visita, cioè, mi accorgo che in realtà non si tratta di una fibromialgia, ma di altre patologie. Quindi c'è una sovradiagnosi, questo è giusto dirlo, perché? Perché molte volte la difficoltà di inquadrare il paziente in una patologia ci fa fare queste diagnosi di fibromialgia in cui andiamo a mettere tutta una serie di sintomi. Quindi l'importanza sempre di una diagnosi accurata. La fibromialgia, abbiamo tre cose importanti che devono essere tutte e tre. Dobbiamo avere dei dolori diffusi, quindi che prendono più articolazioni, e quindi questa è la prima base, però non devo avere nessun altro tipo di patologia. Molte volte viene diagnosticata nella fibromialgia un paziente con un'ernia del disco, quindi quel paziente che ha un'ernia del disco magari da anni ha tutta una serie di dolori, sia legati all'ernia, sia legata poi a tutta una serie di fenomeni di compenso, perché io se non curo l'ernia vado a sovraccaricare altre strutture, altre articolazioni, e quindi molte volte vado a inquadrare la fibromialgia, ma in realtà è un'ernia del disco, oppure una forma artrosica, oppure una forma di artrite. Molte volte devo avere tutti gli esami seroematici, tutti negativi. Non posso parlare di fibromialgia quando in realtà ho un'artrite, ho degli esami di laboratorio positivi, magari per la VES, per il PCR, oppure per i fattori reumatoidi. In quel caso entriamo in un ambito reumatologico. Quindi c'è purtroppo, ed è vero, una sovradiagnosi, un abuso di questa patologia, che è una patologia rara, patologia molto rara, una patologia che oltre appunto ad avere tutto negativo, quindi nessun'altra patologia, ad avere dei sintomi importanti di dolore cronico che durano almeno da 6 mesi, c'ha una terza componente che è una componente somatica. Le persone sono stanche, c'è una stanchezza diffusa, c'è una, in generale, una sofferenza, un'insonnia, da tutti gli altri quadri, un'ansia, quindi c'è tutto un quadro di somatizzazione importante, disturbi digestivi, quindi devo avere tutti questi quadri, devo avere un quadro clinico, un'assenza di altre patologie per poter diagnosticare, per poter dire. Quindi è sempre una diagnosi di esclusione. Non posso fare una visita e alla prima visita dire che ho una fibromialgia, perché poi è capace che faccio degli esami di laboratorio e trovo che ha un'altra patologia, faccio una risonanza e trovo che ha una forma di artrosi importante o un'ernia del disco che si porta magari da anni e non ha mai curato. Quindi questo, e io lavoro molto, chi mi conosce lo sa, sulla clinica, sul visitare il paziente, sul capire il paziente, quindi ascoltarlo, vedere da dove è partito questo fastidio. Molte volte veramente la diagnosi diventa fondamentale, perché poi se no si entra proprio in un percorso completamente diverso, per cui la guarigione diventa davvero improbabile. Quindi poi, una volta fatto, quindi escluso tutto e fatto una diagnosi di fibromialgia, sappiate che la fibromialgia è una patologia curabile. Ciò non vuol dire guarire, ma vuol dire curare. Si può bloccare, si possono andare a togliere i sintomi, si può, perché la medicina manuale, la terapia manuale ci permette di andare a togliere i sintomi, il dolore, per cui il paziente comincia a stare meglio, comincia ad avere delle recidive locali sempre più meno frequenti, per cui il paziente comincia ad avere meno paura, comincia a muoversi, comincia a riprendere la sua vita, comincia a, perché c'è anche un discorso di autostima, comincia a fare le cose che gli piacciono, comincia a fare lo sport, comincia a fare un'attività fisica, torna al suo lavoro, torna alle sue amicizie, e la malattia piano piano riesce a trovare una soluzione. Quindi questo è importante, poi magari ne parleremo in un altro video in maniera più accurata.
però l'importante è la diagnosi. Ci deve essere una diagnosi accurata prima di parlare di fibromialgia.